Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Jazz Nerd. Io sono il Mike e oggi siamo a ridere. Siamo già partiti bene. Ok. E due. Io lo dicevo che ci facevamo ridere. Sì, è così con lei. Praticamente io monto 10 minuti di video e ci sono altri 30 minuti di registrato con lei che fa così. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Jazz Nerd. Io sono Mike e oggi siamo in compagnia di Deborah e Stigen. Lui non lo conoscete, ve lo presento io, è un nuovo partecipante di questo gioco infernale che è Loot Crate e è un rappresentante di Equitalia. Ho sbagliato? No. Produttore musicale, è un DJ che però fa anche cosplay e quindi è un nerd per via traverso, diciamo così. Esatto. Okay? Perfetto, sapete già cosa facciamo oggi? Tu sì, perché l'hai già fatto, tu invece no. Io è la prima volta. Lo spieghiamo a te, così lo spieghiamo anche a chi ci sta guardando da casa. Loot Crate, quindi andremo a scoprire cosa c'è all'interno di questo box con gadget vari, nerd, che ci arrivano ogni mese. E però ritorna un grande classico di Jazz Nerd, ovvero la macchinetta infernale. Questa macchinetta qui è bellissima perché serve per prenotarsi, una volta che io tiro fuori l'oggetto dalla scatola, parte una musichetta, quando termina la musichetta bisogna pigiare il pulsantino che c'è qua sopra e l'ultimo che lo pigia, quindi il più lento, prenderà una mega scossa. Chi riesce a prenotarsi per primo può dare la risposta e cercare di indovinare quello che è l'oggetto all'interno della loot crate. Ok? Ci siamo? Ci sto. Volete fare una prova? Giusto per prendere una scossa in più? No. No? Sicuri? No, okay. Sì. No, niente prova, che prova? Ok, partiamo con la loot crate di questo mese, che è il mese di novembre, anche se siamo a dicembre, ovviamente arriva sempre un attimo in ritardo. Loot crate a tema magia. Non sono troppo ferrato, quindi penso che ci sarà da divertirsi. Ok, perfetto. Tu sai qualcosa di magia? Boh, Harry Potter? Quasi, c'è dentro qualcosa che si avvicina a Harry Potter, ma non è Harry Potter. Ah. Partiamo, sigillato ovviamente. Ok, partiamo dalla cosa più grossa che c'è all'interno. Ve la faccio vedere prima. Ma chi è? Sai cos'è? Ce lo vedo anche a casa. Pronti? 3, 2, 1, via! Si è prenotata Deborah. Ma quanto l'avete messa? Il minimo. Fa male? No, però ti sorprende, non me l'aspettavo. Ti rende allegro. Allora, sì, che cos'è? Che cos'è? Vai, tanto non sono preoccupante. Non è. Finisce la batteria. Un'imitazione Funko Pop. Un'imitazione Funko Pop? No, sì, vabbè, il personaggio, almeno dimmi chi è il personaggio. Il personaggio è il Doctor Strange. Appunto, stavo dicendo, il nome c'è scritto sotto e perfino anche la serie, che è la più figa, c'è scritto sotto, quindi doveva solamente leggere. Complimenti, primo punto alla Deborah. Bene. Partiamo con la seconda, siete pronti? Si è già ripreso per cambiare mano? No, uso la stessa. Vediamo che cosa c'è in questo mese. Dai, tiriamo fuori la maglietta, che è sempre un classico delle loot crate, l'ho trovata in tutte quante le loot crate. Ma io sto già soffrendo. Vediamo, c'è il cartellino, aspettate che nascondo il cartellino. Ok. Che beh, cos'è? Come si fa a capire? Scusami. Allora, aspetta. Devi leggere? Non so se c'è scritto. Sì e no. Ma cugio. Pronti? 3, 2, 1. Dai, non fa male, in giro. Adesso lo scoprirò. Ancora, quanto premi? È allenata. Ho capito. Quindi che cos'è? Dopo non premerò. Che cos'è? È una maglietta. È bravissima, una maglietta. Le sa tutte. Dai, che cos'è? Dai. Come fai a non saperlo? Sapevi. Certo che lo sa lui. No, non lo sa. Ma sì, tanto non deve rispondere, quindi può dirti che lo sa. Sì, lo so, lo so. Vedi. Cioè, diamo un indizio. Reclutano?
reclutano. Qualche mago. Reclutano. Non lo so. È al Aspetta, cinema in questi giorni. L'etichetta. No, non ti faccio dell'etichetta. È al cinema in questi giorni. Ah, animali fantastici. Ah, cavolo, leggendo ho capito che cos'era. Ma in inglese? Ah, è giusto. Ovviamente lei non sa assolutamente nulla di inglese. Maglietta di animali fantastici, tra l'altro fighissima la taglia, speriamo che sia quella giusta. Ah. Ma io sento il suo male. Sono ancora tre cose, riuscirai a sopravvivere fino a fine del video? Ci proverò. Io ce la metto tutta. Allora, cosa tiriamo fuori? Tiriamo fuori un'altra cosa che c'è spesso e volentieri, o anzi sempre, nella loot crate, ovvero la spilla. Bravissima. Mamma, se sono certo preparata. Dopo tutti questi giorni che fai video con noi dovresti sapere almeno qualcosina di nerd. Lo so. Sì, no. Leggendo i cartellini e le scatole. Allora, posso sapere tutto. Spilla. Basta dire a che cosa si riferisce, che cos'è, di che mondo fa parte. Tanto lei anche leggendo questa volta non è in grado di rispondere. Pronti? 3, 2, 1. Ai, 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 ai. Devo spingere il pulsante per far partire la musica, non devo... ma fa già male, psicologicamente non è ancora è già preparato. Traumatico. Sì. Via vento e via il dolore. Tra l'altro la spilla più bella che è arrivata fino oggi. Non distrarci. No, mi stavo da un pezzo. Ah, ma... Io vorrei sapere perché ho premuto e lei non ha avuto la scossa. Vuoi provare a cambiare? Ma no, sarei difettosa. No. Il cagnino non ha preso niente. Che cos'è? Inizia a tremare la mano. Ma non ho schiacciato. Ma io sono stato convinto fino alla fine, ma poi ho sofferto troppo. Nulla. Tra l'altro quando è arrivato, ma sì, ma non penso che sarà una scossa così forte, giusto? Anche lì, vedi, è la psicologia che non ti prepara a queste cose. Che cos'è? Dai, su, che cos'è? Adesso facciamo un cambio di manovra. No, va bene. È una spilla come la maglietta. È una spilla come la maglietta. Ci sono dei draghi. Mm-hmm. Sono leoni. Ci sono dei draghi. Non sono draghi, sono leoni. Sì, ci sono dei. Sono facce di drago. Sì, cioè, vedi? No, aspetti, sono un po' cieco, quindi facciamo vedere. Secondo me sono dei draghi, che riconosco piuttosto bene. Ah, ok, sì, io pure. Mi ero prenotato, ma... Io giuro, non ho schiacciato. Non hai schiacciato? No. Ah, non hai schiacciato? Allora no. Questa... Dopo provi tu. Questa la tagliamo. Faccio fatica a credere. Cambiamo il manopolino. Non ho schiacciato. Ma figurati, non può. No, ho schiacciato. Allora, perché mi sono preso... Ah. Ti ho preso la manopola che dà la scossa. Ma non c'è la manopola che dà la scossa. Non c'è una manopola che dà la scossa. Ma ti giuro che non ho schiacciato. Io ho premuto. Non è che magari. Oh, no, prova di nuovo. No. Se mi arriva la scossa adesso. Ah. Schiaccia tu e lei ne ha preso la scossa. Sì. Ai. Allora funziona. Vedi che funziona. Allora avevo schiacciato. Sì, avevi schiacciato così. Tieni premuto prima che finisca la canzone o aspetti che finisca? No, perché io premo quando vedo bene, però è già tardi. Allora che cos'è? Il nulla come sempre. Online. Un videogioco. È un videogioco? Perché ha letto online, ha letto. Sì. Quindi è un videogioco. Uscito. Okay, aspetta, che è uscito a novembre del 2016. No, è la loot crate di novembre 2016, per quello c'è scritto novembre 2016. Beh, non lo so, comunque è una fantastica spilla. Ok, vabbè, facciamo rispondere a lui giusto perché, poverino, ha preso già tre scosse, quindi sapeva che cos'è. Penso che sia il simbolo dei dragoni di Elder Scrolls Skyrim. Esatto, esattamente. Che cos'è? Niente. Sarebbe? Non te la meriti, la tengo io. Ma vorrei sapere che cos'è anche. È un videogioco? No, diamola a lui. Sì, ma non c'è bisogno di spiegarlo, tipo lo sa tutto il mondo tranne te. Ma spiegalo a me. Te lo spiegherò poi. Questa è una figata, ragazzi. È bellissimo. Appena l'ho visto, volevo il primo oggetto che volevo tirare fuori, ma non mi sono trattenuto. Pronti? Via. No. Devi guardare qua, non devi guardare lui o in giro per la stanza. Stavo riflettendo. Su che cosa? Sul fatto che è bellissimo e che lo devo sapere. Che certo che devi saperlo. Aspetta. Allora voglio sapere chi è il personaggio sopra, perché è troppo facile leggere il trono di spade qua sotto. Ok, pronti? È sempre scritto in inglese,
questa volta hai preso tu? No. Non si era capito. Quindi chi è? Non posso rispondere, io devo rispondere. Ah, no, giusto. Hai ragione, sono abituato a farlo. Una volta che lo so. Allora, è del Trono di Spade, ho letto il logo prima. Non so chi è il personaggio, però gli devo restituire la scossa. Quindi mi sono prenotato. Personaggio è Melisandre del Trono di Spade, io davanti, so da giovane. E dietro chi è allora il personaggio? Questo non lo dico più, non mi avete fatto rispondere. E dietro è Melisandre, versione vecchia, senza la collana. Tra l'altro ce l'ho scritto nella prima pagina. Bello, un'agenda con i giorni, vuoi mettere... Mi serviva proprio un'agenda a me. Sì, che non arriverà assolutamente. Questa è anche mia, vado. Non lo voglio più tenere in mano. Ancora una cosa che tra l'altro pensavo di comprarmi, ne abbiamo scritto tanto, parlato tanto sul portale, pensavo di comprarmi e invece me l'ha mandato Loot Crate, quindi saldi risparmiati. È Natale anche per me. Pronti? Ah, no, aspetta, fammi vedere. Giusti. Siamo da te. Allora, facilissimo. Ti via. Ai, mamma, che male che fa. Ho detto sì, ok, quindi hai preso tu, mi sa. Cazzo non si dice, ci sono i bambini a casa. Allora prendi la te la scossa. Quindi che cos'è? Penso che sia un fumetto di grosso guai a Chinatown. Ok, famosissimo film. Bravissimo. Non ricordo esattamente l'epoca, penso che sia primi anni 90. Ma con chi? Non mi ricordo il nome dell'attore. È più vecchio degli anni 90, però so il film. Due personaggi ci sono lì. Due personaggi ci sono. Chi sono? Non mi puoi sbagliare questa. Ah, io uno di grosso guaio a Chinatown. L'altro chi è? Chi è? Fuga da New York. Ha letto. Sì. Jena di Fuga da New York. E Jack Burton di grosso guaio a Chinatown. Dove è il fumetto. Non ho bisogno di leggerle, io sono una Wikipedia vivente. Ho detto che c'erano scritte. È il titolo del film. E ovviamente fumetto mashup anticipatissimo quest'anno di Boom Studios. In esclusiva Loot Crate, penso sia la copertina frontale. È figo, lo volevo, l'avrei comprato comunque, quindi mi ne sono molto contento. Non mi ricordo qual è il totale. Qui abbiamo... Lila l'ha letto, però effettivamente ha risposto. Quindi siamo 2-1. 2-1 vince... Come no? Sì. Ho vinto io! Hai vinto tu! Ah. Colpo di scena, ragazzi, ha vinto la Deborah. Penso che anche a Natale si è compiuto il miracolo di Loot Crate, no? Non capiterà mai più. Il prossimo Natale vincerai ancora. Ok, dai, noi ovviamente vi diamo appuntamento alla prossima. Se... Ma scusami. Ah, c'è il solito librettino, questo qua non è niente da indovinare. La scatola non c'è, diventa niente? E la scatola, sì. La scatolina c'ha dentro le pozioni di... Penso di Harry Potter. Cos'è la... Forse le pozioni. No, c'è dentro delle mani morte. Vabbè, tema magical va benissimo. E poi dopo il solito librettino con il riepilogo di tutto quanto quello che abbiamo trovato all'interno. E dicevamo, noi vi diamo appuntamento alla prossima. Voi, se volete acquistare Loot Crate, trovate sotto nelle descrizioni tutti quanti i riferimenti. Mettete mi piace, condividete. Cos'altro? No. Cos'altro? No. Ok. Tanti auguri di buon Natale. Spygen. E Deborah. E dal Mike, oggi è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao.